Nuovo appuntamento di aggiornamento con le news di oggi, mercoledì 9 febbraio. Durissima presa di posizione di 7 associazioni, tra cui Codacons, Consumer, Legambiente, oltre a Titano, Mani Libere, a testa alta, che puntano il dito contro i sindaci delle province di Agrigento per la gravissima situazione in cui versa la società interamente pubblica Azienda Idrica Comuni Agrigentini, i cui soci sono 33 comuni e non 43. In un manifesto le associazioni evidenziano che i cittadini non abboccano e sanno che AICA non funziona perché manca la volontà politica di farla funzionare. Le associazioni ritengono che la società consortile è destinata a fallire. Intanto AICA ha comunicato che per la giornata di domani 10 febbraio dalle 9 alle 16:20 è stata programmata una interruzione della fornitura elettrica agli impianti ubicati nella contrada Carboi del comune di Sciacca. Ciò provocherà lo spegnimento della centrale di sollevamento. Tale inconveniente potrebbe di conseguenza non consentire il regolare svolgimento delle turnazioni idriche previste nei giorni 10 e 11 febbraio. La scultura della Dea Atena da oggi resterà in mostra per 4 anni al Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas di Palermo. La consegna ufficiale è avvenuta questa mattina alla presenza della Ministra della Cultura e dello Sport della Repubblica Ellenica, Lina Mendoni, e del Direttore del Museo dell'Acropoli di Atene, Nicolas Stampolidis, che hanno affidato questo prezioso reperto alla Regione Siciliana nelle mani dell'Assessore Regionale a Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Alberto Samonal, del Direttore del Museo Caterina Greco. Ancora notizie regionali. La tensione internazionale collegata con la crisi in Ucraina si spinge fino al mare, al cielo di Sicilia. In provincia di Ragusa in queste ore c'è un interesse per la notevole e rumorosa presenza di navi aeree militari della NATO. Un sommergibile in immersione incrocia proprio in questi giorni le acque della provincia di Ragusa. La Capitaneria di Porto di Pozzallo ha emesso per tempo un avviso di pericolosità ai fini della tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Gli eccessivi aumenti del costo dell'energia, con importi nelle bollette quasi raddoppiati, stanno mettendo in crisi non solo i cittadini ma anche i comuni, che molto presto potrebbero non essere più in grado di assicurare i servizi essenziali ai cittadini. A lanciare l'allarme è l'ANCI Sicilia, che ha promosso per domani sera una protesta simbolica che consisterà nello spegnimento alle ore 20 delle luci dei palazzi municipali, al fine di attirare l'attenzione di cittadini e istituzioni su un'ulteriore e grave tegola finanziaria che colpirà presto i comuni. Torniamo a Sciacca, dove continua il progetto Adottiamo lo Stazzone, portato avanti dall'Istituto Comprensivo Mariano Rossi e dall'Associazione Ambientalista Mare Vivo Onlus. Stavolta a scendere in campo saranno i più piccoli, gli studenti delle quinte classi della scuola primaria. L'attività si svolgerà domani 10 febbraio per tutto l'arco della mattinata e vede il patrocinio del Comune di Sciacca, della Capitaneria di Porto e la collaborazione del Borgo Stazzone e del Museo Diffuso 5 Sensi di Sciacca. È tutto per il momento, grazie per averci seguito, restate con noi, buona serata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.